Musiche che uscivano dalle case. 60 eventi in 5 giorni, ospiti d'eccezione, un format tutto nuovo. Fanno torna a trasformarsi nella cittadella della cultura con l'ottava edizione di Passaggi Festival della Saggistica. L'evento in programma dal 26 al 30 agosto sarà dislocato in piazza 20 settembre per la rassegna Grandi Autori, nella chiesa di San Francesco per la saggistica, narrativa e poesia, al Pincio per Fuori Passaggi con musica e social e alla Memo per gli appuntamenti dedicati ai bambini. Nel rispetto delle norme anticontagio sarà obbligatorio indossare la mascherina ed è consigliata la prenotazione perché il numero di posti disponibili sarà limitato. Novità di quest'anno invece è Buongiorno Passaggi, libere a colazione, che si terrà al Bonbon Art Café nel lungomare del Lido. Alla mattina alle 9.30, cosa che non avevamo mai fatto prima, presentiamo libri offrendo il caffè. Qualche nome, certamente, ne faccio un paio per ogni location. Per esempio, in piazza, il mercoledì 26 agosto apre Corrado Augias. Abbiamo poi tanti altri ospiti, dalla figlia di Bud Spencer a Valerio Massimo Manfredi, da Gianluigi Nuzzi a Nadia Urbinati, a un grande calciatore come Picchio De Sisti, che verrà a ricordare i 50 anni d'Italia-Germania 4-3. Alla chiesa di San Francesco, dicevamo poesia, premiamo l'editore di poesia Nicola Crocetti, ma posso anche citare un autore albanese, Elvis Malai, italo-albanese, Kevin Raffano, al Pincio, Emma Stoccolma, alla Memo, il filosofo Massarenti per i bambini. Insomma, cerchiamo di avere una programmazione variegata per tutti i gusti.